strada di terra che inizia ai confini del niente, e il mio tutto che ancora si ostina a cercare una via. I pensieri che più della sabbia mi bruciano gli occhi, questi occhi che ancora ringraziano di essere qui. E la notte qui è notte davvero, è la madre del buio, ed il nero è soltanto un colore della realtà. Così un uomo sa 16 modi per dire verde, ed un altro ne ha uno soltanto per dire addio. L'immondizia non è solamente quella che si vede, essere bianco non è esattamente essere candido. Essere meglio non è la vittoria, l'applauso del mondo di ciò che succede, il senso profondo. È il filo di un aquilone, è un equilibrio sottile. Cosa mai come, è una questione di stile, non è di molti né pochi, ma solo di alcuni. È una conquista, è una necessità, non è per missione, ma nemmeno per gioco. Non è che ti importa, non è tanto uguale, non è invecchiare cambiando canale, non è un dovere, dovere invecchiare. Sentire e fare attenzione, ubriacarsi d'amore, è una fissazione. Il mestiere che vivo è l'inchiostro aggrappato a questo foglio di carta, di esserne degno è il mio tentativo. Oh, oh, oh. Non è la vittoria, l'applauso del mondo di ciò che succede, il senso profondo. L'applauso del mondo di ciò che succede, il senso profondo.
Come mai inizi con questa canzone? Non so, sempre difficile scegliere qual è la prima canzone da suonare. Però forse, se ripenso al perché l'ho pensato, è che questa canzone fa parte di un disco, La cura del tempo. Che in realtà non è il primo disco che ho fatto, ma è il quarto addirittura. Però sento che in quel disco è ricominciata una cosa fondamentale. E siccome questa è la prima canzone di quel disco, forse riparto da là. Come che noi eravamo al di ricomincio da 3, io ricomincio da 4, dal quarto. Hai tirato fuori una cosa che è sul ricominciare. Spesso quando si vede in retrospettiva la carriera di un artista, molto spesso le canzoni a cui si è più legati sono addirittura le prime, no? Cioè, sì, bravo, cioè, un artista poi longevo soprattutto, no? Si dice che poi le prime cose sono sempre le migliori. Forse nel tuo caso è uno dei casi dove la maturità artistica ti ha fatto non solo bene, ma ti ha portato a raggiungere degli apici probabilmente molto più alti. Ma sai, questo è un discorso in generale che, come sai, riguarda tutti gli artisti. Secondo me l'età migliore di ogni artista non è la stessa. Ci sono degli uomini o degli artisti che sono più a fuoco in un certo momento della loro vita, perché magari hanno anche gli strumenti artistici più adatti per esprimere la gioventù piuttosto che la maturità. Cioè, come ti posso dire, se tu devi fare punk, è evidente che c'è anche un periodo della tua vita in cui quel linguaggio artistico è connaturato e abbracciato con la tua evoluzione umana. Se tu lo fai a 70 anni c'è qualcosa che stride. Forse è come se il mio linguaggio, magari invece musicale, fosse da 35-40enne, non da 28enne. Io a 28 anni non ero a fuoco, non avevo capito ancora cosa dovevo fare. Forse non avevo proprio il talento giusto per esprimere quella cosa. Boh, è una delle ipotesi. È una delle ipotesi. Tu hai composto e pubblicato 75 canzoni. Porco Giuda, sì, per Bacco. In 7 album. Sì. Sono veramente tante ed è oggi difficile probabilmente tirarne fuori 5 per riuscire a fare del tuo meglio in questo caso, ma quante di queste canzoni sono poi la struttura dell'artista, la colonna dell'artista, e quanto delle altre sono delle strade intermedie? È la seconda, come puoi immaginare, nel senso che le canzoni sono spesso espressioni di momenti, e non in tutti i momenti della nostra vita noi esprimiamo il 100% di noi stessi, dico anche per fortuna, no? Cioè possiamo essere anche parziali, superficiali in molti momenti della nostra giornata, e se scriviamo canzoni in quei momenti è facile che queste canzoni siano scatti di fotografia in cui siamo di profilo, in cui siamo mezzi sfocati, bellissimi, però magari limitati, no? Come rappresentatività. Delle altre, come alcuni scatti fotografici, miracolosamente beccano quella tua vena, quel tuo sguardo che è il tuo, a prescindere dall'età, a prescindere dal momento, dallo stato d'animo, è parte di te. E forse io ce ne avrò una decina, credo, tra quelle 75, forse anche troppe. Che ti rappresentano appieno? Sì, rappresentano, che non vuol dire semplicemente che sono quelle meglio riuscite. Di cui sei più orgoglioso, sono più rappresentative. Neanche forse solo quello, è un fatto proprio che io mi rendo conto, ma credo come qualsiasi persona che scrive, che in molti momenti uno scrive anche quello che vorrebbe essere. Cioè fa una musica che magari non è la sua, ma è quella che a cui vorrebbe aspirare. E in altri momenti invece è quasi costretto a semplicemente fare quello che è, e quelle canzoni dopo tanti anni ti rendi conto che continuano ad assomigliarti, come non so, quelle fotografie che vedi, non so, di una festa della cresima di quando c'avevi 17 anni e ti vedi quella giacca o quel maglione, ma come cacchio mai, quando mai ho pensato di volermelo comprare, e che fosse una buona idea mettersi, è orrendo, lo farei mai. Però nella stessa fotografia poi ti vedi quel profilo, vedi quel naso, vedi il tuo neo magari sulla guancia, piuttosto che quella lavena che ti viene in fronte, piuttosto che quell'espressione di imbarazzo, e lì dici cacchio, sono identico, no? Quindi valgono entrambe le cose. Le scelte che tu fai durante gli anni dimostrano chi sei, molto più che una canzone che passa alla radio, no? E quindi è evidente che la sensazione di aver convinto negli anni, non di aver promosso un disco, ma di aver convinto che facendo delle scelte che includevano alcune cose e ne escludevano delle altre, probabilmente la musica che ho fatto se ne ha giovato
di queste scelte. Boh, almeno io sento di essere molto più soddisfatto ora che 16 anni fa, ma anche 20 anni fa quando scrivevo le prime canzoni e andavo una volta da una parte e una volta dall'altra. Che ci suoni adesso? Non so se per caso o non per caso, ma in questa lunga chiacchierata hai utilizzato la parola costruire più di una volta. E allora ho una canzone che si chiama Costruire, per Ti l'appunto. posso chiedere questa canzone come nasce, quando l'hai scritta, se ti ricordi quando l'hai scritta, dove eri? Stavo a Lungotevere, era 2006. Quando l'ho avuta tra le mani, sai quelle classiche cose che dice ogni cantante, ho capito subito che diceva una cosa importante, cioè che era una di quelle canzoni che escono dal mazzo. No, tu le butti tutte sul tavolo, ne vedi una che prende una luce diversa, ma ce l'aveva proprio fin dall'inizio. Poi magari dico due cosette È più partita con il tecniche. testo o con la musica? È partita con il testo. Poi la musica viene da un disco degli Overhead, ma in realtà semplicemente, cioè la musica, l'idea semplicemente era questo andamento che è in 6 e con questo tipo di arpeggio di chitarra che c'era sul disco degli Overhead, e lì era l'idea di fare un pezzo in 6. In più, invece, il testo scorreva parallelamente e si è costruito, scusami, Anche lui. da solo, e poi ha trovato in maniera assolutamente spontanea la sua naturale destinazione quando lo sono andato a inserire in questo giro. Sentiamo. Immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza, si vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende, nulla ti appartiene ancora. Penseresti all'autore di un libro nuovo, quello di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa. Al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, la paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo, in mezzo c'è tutto il resto è giorno dopo giorno è silenziosamente costruire. Costruire, sapere e poter rinunciare alla perfezione. Ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino poi il sipario, ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tema e il testamento, in mezzo c'è tutto il resto. Giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, sapere e potere rinunciare alla perfezione.
a breve io ti stringo le mani, rimani qui, cadrà la neve. Questa canzone c'è una delle frasi connotative, credo, tue, no? Sì. Costruire potere e sapere rinunciare alla perfezione è quasi un atto di umiltà, praticamente, no? Come potersi porre di fronte a un progetto. Ma, non so, forse è la prima canzone realmente adulta che ho scritto, ma non adulta nel senso di bella, evidentemente, adulta nel senso di chi inizia a intravedere che essere adulti significa scegliere e scegliere significa inevitabilmente rinunciare a qualcos'altro, e che è insito nel progresso il fatto in qualche modo di dover prendere una posizione che ne escluda le altre. E questa, che quando si è pischelli viene vissuta come una rinuncia insopportabile, come una, no? Qualcosa che ti dà il metodo del non voglio diventare grande, perché a 17 anni posso ancora pensare di riuscire contemporaneamente a poter vincere il torneo di Wimbledon, suonare al Madison Square Garden, essere un astronauta, avere 15 figli e essere un Don Giovanni tutta la vita. Tutte le ipotesi sono aperte. Adesso a 44 anni io so che Wimbledon non lo vincerò mai, è un assunto. Cioè, sto iniziando a escludere delle possibilità. Inizia adesso, però. No, ho iniziato qualche tempo fa su Wimbledon, già 15 anni fa. Però, per dirti, quello era un esempio, no? Cioè, di come inevitabilmente la costruzione della propria vita passa attraverso qualche modo, a qualche rinuncia, che però è la definizione del tuo modo di essere, il non essere tante altre cose. Posso dire, questa è anche una delle tue prime canzoni dove si sentono questi richiami che sono di immaginazione, di ricordi, a volte olfattivi, a volte di sensazioni dell'infanzia. Ci sono immagini, con l'eccezione probabilmente del sipario e dell'uomo che muore, no? Ci sono questi piccoli momenti che poi ritornano spesso nelle tue canzoni. Cioè, è curioso infatti che la tua maturità spesso coincida anche con questo richiamo, cioè forse una trasformazione anche questa. Ma delle... è inevitabile che solamente quando si è adulti l'infanzia torna a essere un pensiero fascinoso, no? Viene rivalutata. In gioventù l'infanzia è qualcosa dalla quale ci vogliamo emancipare il prima possibile. Insomma, nella gioventù, nell'adolescenza, l'infanzia è un luogo in cui non possiamo fare quello che ci pare perché c'è qualcun altro che ce lo dice, no? Ci sono una serie di divieti che abbiamo la sensazione crescendo che non ci saranno più. Poi invece sappiamo benissimo che di divieti continueremo ad averne, però... Poi ci sono quelli che ti metti tu dopo. Esatto, che sono anche i più difficili da, no? da risolvere. Quindi in qualche modo credo che sia inevitabile che nell'andare avanti il passato inizi a prendere un valore diverso. Quando hai 15 anni hai proprio proporzionalmente molto più davanti che dietro. Quando inizi ad arrivare a 35, 40, 45, 50 le proporzioni cambiano, e quindi anche quello che c'è dietro inizia a essere parte integrante della tua vita e anche materia dei tuoi racconti. Però tu sembri avere un rapporto molto pacifico con la tua infanzia, nel senso che la richiami come un mondo molto colorato, molto bello, cioè ma un'anticamera poi di tutto questo. Ma io ne vedo indubbiamente, come molti in realtà, i motivi per esserne sedotti, per esserne anche un po' nostalgici. Indubbiamente io vivo abbastanza in maniera pesante il senso di responsabilità di fronte alle cose, alle scelte fatte, e essere adulti è comunque scegliere e avere questo senso di responsabilità.
Intravedo nell'infanzia il suo motivo di più grande fascino, è proprio questa invece leggerezza, spensieratezza, ma è quello qui che vediamo tutti. Quindi in qualche modo io ci ritorno spesso per alleggerirmi, spero non in maniera nostalgica, nel senso quanto si stava meglio, quanto si stava peggio, ecco, quello credo che non serva a niente. La prossima canzone che suoni è quasi una summa di formativa, no? Cioè, in un certo senso, la definizione di, attraverso le tue parole, di quello che è un uomo, di quello che può essere e può non essere, no? Sì, beh, anche questa è un po' mezza filosofica. Sto facendo quasi tutte canzoni mezze filosofiche in realtà, mi scuso con i nostri telespettatori. Però è vero, questo, io spesso sono andato sempre alla ricerca della definizione di quello che faccio, che non è semplicissimo, no? Uno che fa il musicista, di che si occupa? Sì, di intrattenimento, però è anche Parole, testo. parole, passione, è lusso, andarlo a ascoltare, fa qualcosa di essenziale, è indispensabile, assolutamente superfluo. Non lo Per me so, sì. di che parli, di che parli, di che racconti? Era forse solo un uomo, la cui prima frase è solo un uomo, quello di cui parlo. In realtà per me anche era riuscire a dentro quel solo che puoi immaginare invece è un No, anche universo. perché tu poi attraversi proprio un universo di tipi di uomini. Esatto, quindi mi ha aiutato un pochino a mettere a fuoco sempre questo fatto del mettere a fuoco, vedi che miseria. Che poi non ci vedo più, molto meno, e quindi invece questo senso di sfocato invece mi aiuta molto, perché in realtà l'arte per certi aspetti è anche sfocare le Però apprezzo che questa sia una session senza occhiali, cose. quindi Esatto, lo so, è una anche sessione senza. senza fuoco. Esatto, ok. Quello di cui parlo, del suo interno come del suo intorno, di quando scivola su se stesso, di quando scrive come adesso, sulle sue guance il vento fresco, della vetta della conquista, sotto le unghie alla terra, di quando striscia. Serate, le sue ferite, le donne amate poi dimenticate, dell'ambizione, della speranza, le ragnatele della sua stanza, di quando ha paura di morire. O un orgasmo lo fa tremare, quando la vita non è poi così come appare. Un uomo, quello di cui canto, quando inciampa nella sua ombra, quando cammina sull'acqua e non affonda. È solo un uomo, quello di cui canto, di quando sbaglia e non si perdona, il furore e il disincanto di quell'universo a forma di persona. Parlo di quando spara suo fratello, o si inginocchia un portafoglio, quando osserva l'infinito attraverso il suo ombelico, di quando sventola una bandiera, o ci si nasconde dietro per paura, una menzogna è più cattiva, nascosta dentro una preghiera. Sono un uomo, quello di cui canto, di una doccia dopo il tradimento, del sorriso che ritorna dopo che ha pianto. E sono un uomo, quello di cui scrivo, la notte prima di un lungo viaggio, quando non sa se puoi partire, sia solo a partire, o magari scappare. È solo un uomo, quello che mi commuove,
che vorrei uccidere e salvare, amare e abbandonare. È solo un uomo, ma lo voglio raccontare, perché la gioia come il dolore si deve conservare, si deve trasformare. A proposito di frasi finali, beh, è bello come una canzone così intensa e così, diciamo, descrittiva di tutte le cose di cui sono capaci o incapaci gli uomini abbia poi una soluzione di questo tipo. Questa frase è una frase che nella scrittura del testo è arrivata alla fine, dopo l'idea di scrivere un testo così. O è nata, o era all'inizio della nascita di questa canzone? No, in realtà ti accennavo prima, la partenza è proprio stato "è solo un uomo quello di cui parlo". Cioè le canzoni, almeno per quanto riguarda i testi, spesso proprio nascono da una frase, da quella che hai la sensazione sia il cuore, il nocciolo attorno al quale poi costruire le varie storie, le varie sfumature. In questo caso era proprio quella frase e i due accordi, cioè "è solo un uomo quello di cui parlo, è solo un uomo quello di cui parlo". Sulla base di questa cellula melodica e di testo ho avuto la sensazione che ci fosse la possibilità di andarci a costruire accanto una canzone. Poi le varie immagini sono nate con il tempo. Quella della gioia e del dolore, della necessità di doverlo conservare, trasformare, in realtà, pensa, è stata scritta come una parte del testo dopo un viaggio che feci in Polonia ad Auschwitz, nei campi di concentramento, in quello che rimane dei campi di concentramento di Auschwitz-Buchenwald, che è un'esperienza che, se qualcuno ha fatto, è potentissima da un punto di vista emotivo. E girovagando per quei luoghi, peraltro in compagnia anche di alcuni superstiti che ci raccontavano la loro vita di bambini, evidentemente in quei luoghi, così molto banalmente ho pensato alla cosa più semplice, cioè al fatto che le persone che in qualche modo accompagnavano e seviziavano quotidianamente quei bambini e quelle persone, in realtà probabilmente tornavano la sera a casa e avevano altrettanto dei bambini che mettevano a letto, magari baciando anche sulla testa, perché comunque l'uomo è capace incredibilmente di poter mandare una persona in un campo di concentramento, in un forno crematorio, e poi tornare a casa e magari con quasi leggerezza dare un bacio alla propria moglie e accompagnare a letto il proprio figlio. Ecco, il fatto che l'uomo sia capace di queste cose così alte, così basse, era un po' il punto di partenza, e la necessità in quel luogo di fermare, di conservare e di ricordare per poterlo trasformare anche le cose peggiori che l'uomo può vivere e può far vivere. Questo era un po' il centro della canzone. Hai sentito che su quella frase potevi chiudere la canzone? E lì doveva evidentemente essere un po' la frase finale, in qualche modo anche il momento forse emotivamente più forte. Perché tu esplodi artisticamente così in maniera forte quest'anno con questo disco, con Ecco? Perché proprio adesso, secondo te? Ma perché il momento è l'apice, guarda, di un percorso. Come sai, ci sono delle cose che sono spiegabili, altre sono assolutamente casuali, delle vie che si aprono. Sei fatto? Ma un insieme di cose. Sicuramente, come dicevo prima, il fatto probabilmente di aver costruito bene negli anni, di aver fatto delle scelte che piano piano sono state forse apprezzate, e questo disco è semplicemente forse l'ultima mano di vernice dato a un muro che lo fa diventare del colore che tu avresti voluto, e probabilmente sta anche raccogliendo più di quello, non dico di quello che merita, però è come se stesse prendendo anche in qualche l'eco delle cose precedenti. Poi sicuramente non nego che alcune vicende mie personali, la perdita della mia bimba negli ultimi 2 anni, hanno intensificato
in maniera potentissima il rapporto con i miei ascoltatori, che hanno vissuto anche in questo disco come una rinascita e quindi lo aspettavano forse con ancora più Empatia. empatia, voglia, desiderio. In qualche modo era chi lo ha vissuto insieme a me lo ha vissuto sicuramente anche come una ulteriore rinascita. E poi le meravigliose casualità, nel senso, sai, ci sono dei momenti in cui sei più in sintonia con quello che le persone hanno desiderio di ascoltare, altre volte meno, a volte non dipende neanche dalla bellezza o dalla bruttezza del disco che hai fatto. Anche nella prossima canzone c'è un gioco, tra virgolette, di parole, c'è cioè una specie di schema giocoso, ludico, tra sentirsi orfani di tantissime cose, e anche in questo caso i riferimenti poi all'infanzia e al passato sono notevoli, e invece la breve poi circoscritta al ritornello necessità di paternità di qualcosa che sia semplicemente una buona idea. Beh, poi ne parleremo Sì, poi. ah, ok, Ne parleremo vabbè. dopo. Ok. Frutto che da terra guarda il ramo, orfano di origine e di storia e di una chiara traiettoria. Sono orfano di valide occasioni, del palpitare di un'idea con grandi ali, di cibo sano e sane discussioni, delle storie degli anziani, cordoni ombelicali. Orfano di tempo e silenzio, dell'illusione e della sua disillusione, di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire, un maestro da ascoltare, di ogni mia giornata che è passata, vissuta, buttata e mai restituita, orfana della morte e quindi della vita. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Sono orfano di pomeriggi al sole, delle mattine senza giustificazione. Nero di lavagne di vinile, di lenzuola sui balconi, di voci nel cortile, orfano di partecipazione e di una legge che assomiglia all'uguaglianza, di una democrazia che non sia un paravento, di onore e dignità, misure e sobrietà, e di una terra che è soltanto calpestata, comprata, sfruttata, usata e poi svilita, orfana di una casa. Di un'Italia che è sparita. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Quante volte sei stato padre di una buona idea? Ma è difficile dirlo.
Sai, la sensazione nella scrittura di questa canzone era un invito a esserlo, poi peraltro non semplicemente a me, a cui riferivo, sicuramente indirizzavo l'invito per primo, ma a tutte le persone che pensano che comunque una buona idea è quantomeno quella che non è valida solo per chi l'ha avuta. Cioè, ma che ha un effetto positivo anche su qualchedun altro, cioè che inizia ad avere un piccolo valore, diciamo, sociale. Beh, infatti a un certo punto anche questa canzone si decolla, no? Si parte Sì, spesso mi sa, lo nello faccio io. specifico quasi dal singolo per poi arrivare a un discorso più complesso, un discorso molto più allargato. Non ti dico l'umanità, ma in questo caso è una delle prime volte dove tu usi la parola Italia, il nome Italia, in Sì, una delle tue canzoni. vero. E lo fai all'apice di veramente di un climax che va verso la società, come se fosse quasi il bisogno più importante Ma di questa canzone. forse evidentemente il fatto che nelle canzoni ci siano tantissime immagini, anche dettagli, però sempre il desiderio di mettere in prospettiva questi dettagli perché compongono, se vuoi, un quadro che possa andare oltre la loro piccolezza, no? Ma che in qualche modo siano finestre per arrivare a qualcosa di più Che è lo macroscopico. scopo anche di una canzone, alla fine. Appunto, ma io mi rendo conto che anche in qualche modo nella prima che poi pubblicai, che era Capelli, in qualche modo partivo sempre da un dettaglio per cercare di allargare questo dettaglio fino a renderlo simbolo potenzialmente di qualcos'altro, no? In quel caso del tentativo di essere accettati dalla società a prescindere dalle proprie caratteristiche fisiche o le proprie caratteristiche in genere, in questo caso invece una serie di immagini che portano le persone a sentire il desiderio di partecipare. Quando finisci un album, prodotto, fatto, come lo ascolti? Qual è il tuo approccio all'ascolto? Adesso mi sento il mio disco. Ovviamente arriverai stanchissimo probabilmente anche di molte canzoni, ma avrai la curiosità di sentirlo assemblato, di sentirlo tutto insieme nella sua interezza. Come lo vivi? Ma innanzitutto hai la percezione di quello che hai fatto solamente se lo senti nello stereo di casa, quello stupido, quello in cui ascolti tutta la musica. Perché la problematica della registrazione di un disco è che viene sp spesso fatta in un ambiente protetto da un punto di vista sonoro, un ambiente in cui degli ascolti Si sente tutto particolarmente bene, sì. elaborati in qualche modo possono un po' non darti il senso di quel suono nella quotidianità. Cioè, sono tante volte, sarà capitato anche a te, che in studio le cose suonano in una certa maniera, poi torni a casa e non è la stessa cosa. Perse, non L'hai sei persa, loro. non si sa perché. Solamente quando ti suona familiare a casa, allora hai detto sì, ok, è quello che avrei voluto fare. Ma non solo da un punto di vista sonoro. Bravissimo, ovviamente il primo periodo per chi è in fissa per quella cosa lì, purtroppo lo ascolti da un punto di vista sonoro. Cioè, stai attento, ma le frequenze, no, ma quella chitarra è troppo alta, il Charleston è troppo basso, lì quella cosa è un po' fuori tempo. Cioè, vai sul Parliamo tecnico, del godimento è che tu hai nelle inevitabile, canzoni lo che hai so, però è scritto. il godimento Arriva lo dopo. arriva dopo. Cioè, quel godimento lì arriva dopo perché inevitabilmente, come in qualsiasi attività che prevede delle operazioni tecniche, tu che le hai fatte non puoi che farci caso. Quindi astrarsi, allontanarsi e mettersi nelle orecchie dell'ascoltatore medio, che è giusto che sia, non ascolterai i dettagli, è qualcosa che avviene lentamente. Per quanto io sappia che io lo debba fare fin dall'inizio, però inevitabilmente è Hai delle distrazioni, dei impossibile, ho livelli di delle distrazione distrazioni che ovviamente il pubblico non ha. Ti troppo forti. compiaci quando senti un tuo album? Per esempio, ecco, quando l'hai messo su Allora, e l'hai guarda, sentito per la prima volta, però superata sì, la fase allora devo sonora, dire ti compiace? che con Ecco, per esempio, ho fatto un viaggio di ritorno da Lecce dove l'avevamo registrato a Roma, quindi ascoltando le registrazioni, lo stato di registrazione alla fine della prima parte, quindi pre-missaggi, e
E devo dire che in due o tre punti mi sono veramente commosso, cosa che non mi succedeva mai, quindi avevo la sensazione che eravamo riusciti a fare quello che speravo riuscissimo a fare. Beh, dice di questi due punti. Beh, uno è, devo dire, mi capita quasi sempre, che è la parte finale della canzone Elementare, che rimane forse uno dei punti per me più commoventi, più devastanti dal punto di vista emotivo tra quelli che ho fatto. E più in generale ho la sensazione che avessimo registrato la vita. Questa era la cosa più bella di cui avevo la sensazione. Io sono un grande fan della canzone Ecco, non a caso la canzone che poi tu hai scelto per Sì. chiudere. Sì, è la canzone che chiude il disco, è una canzone che mi piace mettere alla fine perché in qualche modo è una canzone che parla della fine, inevitabilmente, ma di come la fine sia inevitabilmente un inizio. Perché è una canzone che parla della fine, ma in maniera reversibile, così, cioè dai pezzi di vetro rotti si ricostruisce, è una, come si chiama la motion quando si va al contrario, reverse motion, non lo so, Reverse, reverse. È probabilmente. comunque un reverse. In realtà, infatti, il punto di partenza di quella canzone è, da un punto di vista fotografico, le ultime pagine del disco, sì, del disco, del libro di Jonathan Safran Foer, molto forte, incredibilmente vicino, quando in realtà proprio nel libro ci sono 5-6 fotografie, una dopo l'altra, che rappresentano uno dei corpi, anzi il corpo che cade dal World Trade Center, che torna in su, torna indietro. Jumpers. No? E praticamente questa fotografia testimonia il desiderio, in quel caso da parte del bambino, che è il protagonista della storia, di riavvolgere il famoso nastro, cioè di far tornare, in quel caso, suo padre, che aveva perso nell'attentato alle Torri Gemelle, di nuovo in vita attraverso no? Il recupero del tempo all'incontrario. E quindi questa immagine fotografica più un giro di un arpeggio, che in realtà è un tempo disparo di 7 ottavi, che quindi è È particolarmente poco pop, diciamo. che rotola in una maniera strana e contiene in qualche modo anche gli incespicamenti naturali della vita, insomma, e quindi la possibilità poi di risolverli, insomma, Tu le risolvi poi, tra l'altro, tutte queste storie che racconti nella canzone di reversibilità, le racconti o le chiudi con una facilità estrema, con un bisillabo. sì. Ecco. Come se fosse la cosa più semplice del mondo, come se fossi una sorta di entità superiore che te la offre, che te la sta dando in quel momento con una semplicità pazzesca. Sì, diciamo che la canzone in realtà è quella stessa parola, ecco, viene cantata in una maniera nella strofa e in un'altra nella seconda parte. Cioè, nella prima maniera è cantata ecco, come se fosse la cosa più naturale del Una sorta di mondo. magia. Nella seconda parte viene gridata, perché in realtà quell'accettazione lì non avviene sempre nella stessa maniera, quindi in alcuni momenti risulta evidente, in altri inaccettabile. Ed è anche gridata in una maniera che poi sentiremo se la fai esattamente come nel disco, con una timbrica e un'intensità che nei tuoi dischi raramente, cioè proprio vocalmente, non si è quasi mai sentita. Sembra più vicina a Cobain che non a un cantautore italiano, insomma. Sì, vabbè, è chiaro che è un. È sempre. Non è un fatto stilistico, non è un fatto musicale, è un fatto espressivo rispetto a quello di cui sto raccontando. È un È bisogno. un bisogno, è uno sfogo, perché comunque anche il suonare e cantare ha una percentuale di sfogo emotivo enorme per chi lo fa, e quindi anche banalmente terapeutico. Grazie. Pezzi di vetro sparsi per terra tornano di nuovo vicini,
risalgono l'aria sullo scaffale, riappare un bicchiere. Ecco. La barca persa nella tempesta, eliche che girano al contrario, naviga indietro nella sua scia e torna salva nel porto. Ecco. Certo non ti lascerò mai andare, ecco, di certo non ti lascerò sparire, ecco, ecco. Esce piano dalla corteccia e compie il suo tragitto al contrario e ritorna al suo arco. Ecco. L'uomo vecchio con le sue rughe sta aspettando le ultime ore. Un attimo prima di chiudere gli occhi, sente di nuovo un vagito. Ecco. Grazie.